Dopo gli oltre 800 migranti fermati ieri, continuano i pattugliamenti della Guardia Costiera libica. Sono 139 quelli intercettati oggi a circa 23 miglia a nord di Sayad, un villaggio costiero a ovest di Tripoli, e a Tripoli sono stati riportati. Sono stati salvati e portati in questo centro di detenzione per ricevere assistenza medica e psicologica, spiega il capo dell'Agenzia Antimmigrazione libica. Eccoli, seduti a terra, in un cortile sotto il sole cocente e l'ombra di un destino incerto. Volevo andare in Italia, racconta questo giovane, in cerca di una vita migliore. Nessuna conferma che i profughi siano stati arrestati. Le forze libiche si limitano a dichiarare la loro consegna all'organismo di lotta all'immigrazione clandestina. Intanto, oltre le coste della Libia, le operazioni in mare continuano con le ONG che hanno accettato il codice di condotta del Viminale e quelle che non hanno aderito. La capofila di queste ultime è Medici Senza Frontiere, che ieri, dopo alcune operazioni di soccorso, non è entrata nel porto di Lampedusa. Non siamo più i primi ad essere chiamati, come accadeva prima, commenta l'organizzazione non governativa. Sappiamo che lavoreremo di meno, ma siamo sempre a disposizione della Guardia Costiera. E così è stato quando le motovedette hanno raggiunto la Vos Prudens per il trasbordo degli ultimi 127 migranti salvati nel Mar Mediterraneo. Ieri sera nessun divieto a entrare in porto a Lampedusa, precisa Medici Senza Frontiere. È stata un'operazione usuale.